Allora, ragazzi, oggi sono veramente contento perché è arrivato un pacco dall'Italia dal mio amico Davide. Dovrebbe essere il corpetto e il pettorale di Red Hood. Ora facciamo un primo specie di unboxing in diretta. Allora, il pacco, Davide, onestamente è arrivato un po' distrutto. Per fortuna che è gomma dentro, se è il tuo pacco. Non dovrebbero esserci problemi. Comunque, andiamo ad aprirlo. Sì, certo, qualcosa di soffice sicuramente è la roba di Davide. Eh sì, decisamente la roba di Davide. Qui c'è della pelle aggiuntiva che mi aveva promesso. Un altro taglietto qui. Allora, cominciamo. Togliamo il preservativo qui addosso, che gli ho chiesto io di metterlo onestamente, infatti. Davide, abbiamo. Ah, no, no, è solo sporco, ok. Mi era preso un colpo che vedevo tutto il segno del cellophane. È semplicemente sporco. Poi mi farò consigliare da Davide come pulire la gomma iuretanica. Mamma mia, ragazzi, che cosa non è questo materiale? Questa gomma. Porca miseria. Cioè, se Davide è il re della gomma, ci sarà un motivo. Non so perché ogni volta che dico Davide è il re della gomma, mi viene in mente il cappello di paglia. Il fatto che era di gomma, probabilmente. Ragazzi, Davide. Credo che si sia superato come sempre. Ogni volta i suoi lavori sono sempre eccezionali. E toccarli dal. Cioè, un conto è vederli nelle sue foto, ma un conto è toccarli dal vivo. No, vabbè, ragazzi, di che stiamo parlando? Perfetto, qualità impeccabile. Spero che si riesca a vedere tutto quanto. Guardate come si piega. Qua. Wow. Ora ci dovrò lavorare un pochettino per metterci le fettucce elastiche qui e qui e qui per collegarle al mio, cioè al mio vestito e siamo pronti per la prova. Ma fino adesso, cioè, no comments. Super good, Davide, grazie mille. Ora non vedo l'ora di provarlo. Sì, decisamente bellissimo. Beh ragazzi, che dire, guardate che spettacolo, cioè questo corpetto e questo pettorale sono fenomenali, grazie mille Davide. E per questo è tutto, ora nel frattempo vi lascio una piccola carrellata di qualche foto fatta adesso nella mia stanza, spero di riuscire a fare delle foto che meritino e che rendano giustizia. Vi ricordo comunque di registrarvi al canale e attivare la campanellina perché a breve ci sarà il tutorial su come ho stampato l'elmo di Red Hood. Quindi ci vediamo presto, rimanete collegati e alla prossima!